personale Roberto. E di dove? E di mia sorella, eccola qua. E stiamo andando a Bitonto in Puglia, perché oggi che registro, 17 marzo, e domani domenica ci sono le Cronache del Trono, due giornate interamente dedicate al Trono di Spade. Ci saranno cosplayers, negozi a tema, giochi di ruolo, anche i lupi, i metalupi. Non so se si è sentito, sono le trombe che ha il mio ragazzo in macchina, le trombe di Hazard, però non so se si è sentito bene perché dentro è un po' più ovattato. Stavo dicendo, prima di essere interrotta, ci saranno un casino di cose, noi non vediamo l'ora di arrivare, speriamo di divertirci, e nel video vi faremo vedere le cose che faremo in questa giornata. Se amate il Trono di Spade dunque, seguite il video, ciao ciao! Siamo arrivati, siamo in centro, solo che non riusciamo a trovare né la piazza, e siamo un pochettino spaesati, perché pensavamo di trovare un casino di persone, ma in realtà non c'è nessuno. E per un momento abbiamo anche pensato che avessero spostato, eliminato la giornata, che avessimo sbagliato paese, non lo so. Però stiamo cercando, troveremo il luogo in cui andare. Ok. Abbiamo capito che ci stiamo avvicinando finalmente, ci sentiamo anche un pochettino meno soli, ecco qua. E qua ci sono anche le uova di drago di Daenerys. E a quanto pare tra poco arriveremo alla piazza Botteghini e finalmente potremo entrare. Viva, viva, viva! Qua c'è il palco dove faranno il concerto stasera. Davanti al palco. E stiamo andando alla ricerca dei botteghini. Là ci sono degli stendardi appesi, ma forse non si capisce niente. Vabbè, andiamo intanto alla ricerca dei botteghini e facciamo vedere i biglietti, o meglio facciamo vedere il biglietto che ci permetterà di avere i biglietti veri e propri. Siamo entrati, siamo riusciti a fare il biglietto, non abbiamo fatto nemmeno tanta fila in realtà. Questo, eccolo qua, e anche il braccialetto, e abbiamo avuto i biglietti, facciamo vedere, eccoli qua, i biglietti, anche il cuoricino, le Cronache del Trono, e abbiamo avuto anche la mappa. Abbiamo avuto la mappa, eh? Ho mandato io a chiedere Mi ha mandato lei a chiedere la mappa, perché eccola qua, questo è tutto il programma. Ah, ma ne andate due? Sì, questo è tutto il programma con la mappa, tutti i vari luoghi, e se giriamo invece tutte le cose che faremo, cioè che speriamo di fare in questa giornata. Qui dobbiamo solo incamminarci e andare a fare tutto quello che ci aspetta. Siamo in fila, come si vede, riprendi tutta l'immensa fila che c'è avanti e dietro, perché dobbiamo entrare nel torrione, là dove ci saranno varie cose, ci sono anche vari ragazzi, aspetta, dammi la telecamera, ci sono anche, là non si vede forse perché sono piccoli, ecco alcuni cosplayer, Daenerys, Missandei, Polongemi, che però un po' ce l'abbiamo riconosciuto perché ha la mano d'oro praticamente, e stiamo attendendo, c'è un po' di fila, si aprirà tutto quanto alle 11:30, e se abbiamo capito bene, sul pacchetto là ci sarà la presentazione di Victor Lazzo, il famoso youtuber che fa recensioni di film. Aspettiamo e speriamo di entrare subito. Perché siamo lì alle 11:35, la fila ancora dura, è lunghissima, quindi niente, ma intanto è arrivato Victor Lazzo, quindi perlomeno ci aspettiamo lui. Lo spettacolo pomeridiano, perché altrimenti difficilmente ci si può distribuire, quindi studiatevi un attimo il programma, sappiate che comunque c'è una bella finezza, siamo molto contenti di questo, per cui evitiamo, intanto lo diciamo per voi, così evitate magari di ritrovarvi fuori dallo spettacolo. Ci sono almeno tre rete che per gli spettacoli più importanti, quindi la sera comunque mi fa piacere che non ci sia detto no infatti leggeratezza, però comunque ti vedete, sì, spero di sì. Speravo comunque di entrare subito, perché ho detto sono già le 11:30 passate, c'è una fila incredibile, sapevamo di dover aspettare, però
siamo impazienti di fare qualcosa, speriamo bene, perlomeno non fa caldo, che per me è una cosa buonissima, tira vento, è meglio, meglio così. Non sconsigliare l'affluenza alla sera, semplicemente ricordatevi che ci sono anche repliche pubbliche. Se sconsiglio non vengo la sera, va bene, va bene. Comunque ricordiamo. Avanti, avanti, avanti. Non scorre, ok, non va, magari andate, fate un'altra attività, ci sono una replica, quindi, e sai che si forma, in Italia abbiamo questa cosa, che quando c'è una fila, non si forma una fila, ma si forma una folla a cono, perché è poi come quando vai la mattina a prendere il caffè al bar, che non c'è la fila ordinata, c'è questa folla, questo flusso, assolutamente. E finalmente stiamo entrando, siamo sulle un po' traballanti, finalmente entriamo dopo tutta questa attesa, io sto camminando a papera, cioè con le gambe aperte così, e vai, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' che cosa c'è. Prego ragazzi, di qui per vedere la rappresentazione. Grazie. Qualcosa non si sa che è caduta, che era quello segreto. Ma se noi volessimo passare possiamo, no? Non si vede perché è una bella sedia con i chiodi, vabbè, non si vede nulla, praticamente niente. I chiodi, mi vedete? Ci sono i chiodi sopra, ma non si vede niente, vabbè. E da là, se abbiamo capito bene, si va a fare la foto con il trono, mi pare. Con il trono di spade. Poi dobbiamo andare a cercare gli altri sale, sì, naturalmente. Sì, John, no? The Kingslayer dragged poor Narren across the battle. Each day he was bent on Lannister. His sides all over, and his heart had been moved to attack the Castellan. Tonight, please. Dice, riempite anche tu la coppa col vino, perché oggi c'è il matrimonio, quindi oggi festeggiamo tutti. Il nostro signore ci riempie la coppa di vino. Robb Stark, the king in the north, the king in the north! Ora, march on Casterly Rock. E nella forza di Forest saranno avanti nell'avanguardia, quindi avranno una bellissima posizione per seguire lo Stato. Ok, facciamo un brindisi, il nord ricorda, oppure l'inverno sta arrivando, oppure Iron from Ice, che è il motto di casa Forest. Iron? Diciamo? Il motto? Iron from Ice. L'inverno sta arrivando, mettiamo in gioco. Diciamo l'inverno sta No, però sì, quello di scambio è meglio. Ciao, vediamo che succede. Stanno cercando di vedere. Ok. Tutto. Mi stanno messi in ubriachi. E il nostro padrone ci sta chiamando, ci vuole qualcosa. Tutto no, a Rodri, cambio. Aiutalo se vuoi. Sei stato uno studiero per molto tempo, non possiamo mica tenerti così per sempre. E quindi cosa diciamo? Commento, signore? Oppure io non ho fatto niente, perché ci siamo spaventati, potrebbe anche riproverarci, oppure. Ma che cosa vuoi dire? Cosa vuoi da noi? Cosa diciamo? La prima qual è? Dice, commento, signore, cioè, dobbiamo sistemare un fatto con te. Commento, signore? Siamo un po'
occupati. La prima. Lui è Rodri, che è il figlio di Lord Forrest, che dovrà andare a un po' di ferro. Ci attaccano. Prendiamo lo scudo, magari? Fermiamo? Sì, prendiamo, sì. Ti ripremo, ti ripremo. Abbiamo la partita. Ok. Da notare, Viola con la delicatina, con la pasta, i cubetti, con i piselli, e io e Roberto, con il panino, io con la frittata, lui con i peperoni, cioè proprio da tipo proprio. Dobbiamo nutrirci. Andiamo. Fatti una foto, dico. Vai, fatti una foto con lui, mamma. E poi deve quella. Spostiamoci. Dai, Nico. Dai, mi vieni. Aspetta, il problema che fanno. Siamo entrati. Finalmente, dopo un sacco di fila, da una parte dove fanno il make up. Se vogliamo fare, io vedo molto. Appunto, se volete fare. Perché io vedo che ci sono anche quelli là. Che prendi il numero? Vediamo, andiamo, oppure vediamo un po' che cosa si fa. Quindi fare un diretto qui. Cercate. Tutto questo non andrà. Lui è nera. Io la saluta. Okay.
abbiamo attaccato un po' cercare di questo drago di mezzo qua e dove mi metto? Controllo. Ok, stiamo tornando a casa, infatti è buio, però ho aspettato che il... pensavo stesse attivando di nuovo i... no, il clacson e sto aspettando... basta! Ah, si scarica la batteria. Dato che adesso il navigatore sta zitto, posso approfittarne per parlare e per dire le nostre... le mie impressioni, che alla fine sono anche quelle soprattutto di mia sorella su questa... questa giornata, e in realtà siamo rimaste decisamente deluse, perché siamo partite con una grande aspettativa, ma alla fine abbiamo fatto forse un quarto delle cose che c'erano, perché alcune le abbiamo trovate veramente molto misere. Ad esempio c'era una specie di mostra tutto stile medievale dell'epoca di Federico II, per esempio, tra le altre cose, ma veramente poca roba. Da come era descritto sembrava chissà che, e lo stesso vale per altre esibizioni, alcune cose che sono iniziate tardi oppure non sono proprio iniziate, noi non abbiamo capito quando sono state fatte, nonostante siamo state in nel luogo in cui si doveva svolgere l'evento, ma non abbiamo visto nulla. E poi soprattutto l'organizzazione secondo noi è stata fatta veramente male, perché è vero che c'è tanta gente, è naturale che se tu vuoi fare qualcosa non è che puoi fare tutto in 5 minuti, devi aspettare, ok, ma è anche vero che tu non è che puoi aspettare perché devono passare gli altri davanti a te, in quanto in questo evento c'era una differenza tra chi aveva il biglietto normale come noi e chi aveva il biglietto VIP, che ha pagato di più e che aveva delle agevolazioni. Questo va bene che passi prima, ma anche è vero che tu non puoi far passare tutti quelli che hanno il biglietto VIP prima degli altri, e gli altri e noi cretini stavamo ad aspettare là ore e ore. E quattro ore di attesa per una realtà virtuale veramente allucinante. Là c'è mia sorella che parla, non si vede che è tutto buio, però spero si senta la voce. Vabbè, infatti sì, tra le altre cose c'era anche, era possibile fare un'esperienza di realtà virtuale con due visori, e il fatto però che appunto l'attesa per vedere questa cosa era veramente lunghissima, noi abbiamo provato ad aspettare ma in mezz'ora anche di più non ci siamo mossi. Non ci siamo mossi di un passo, veramente, e quando capitava che c'erano altre persone che avevano il biglietto VIP, passavano subito davanti, addirittura hanno anche prenotato per il pomeriggio, proprio perché loro avevano il biglietto VIP e potevano farlo, ma non è giusto, perché io ti ho pagato lo stesso, sto aspettando anch'io, quindi già aspetto un sacco di tempo che e già sai, perché tu sai che ci sono tante persone, metti almeno un altro visore, permetti di far entrare più persone, non solamente due alla volta. E poi se tu mi fai passare anche gli altri davanti, mi permetti di prenotare il posto nel pomeriggio, io già so erano le 12 mi pare, 12 e mezza, già so dalle 12 che fino alle 6 è tutto occupato, perché quelli con il biglietto VIP avevano già preso tutti i posti, e appunto per questo motivo, per altri, per il fatto che l'abbiamo trovato molto, per alcuni punti misera, oppure gli orari non sono stati rispettati, o queste attese veramente veramente lunghe e questi sorpassi da parte degli altri non giustificati del tutto, ci ha veramente deluso molto, ci aspettavamo molto di più e ci dispiace, perché noi eravamo partite così contente, perché era stato descritto come un evento nazionale, di portata nazionale, e peccato, abbiamo fatto comunque un viaggio abbastanza, un po' lungo, per poi non essere soddisfatte così, peccato, potevano farlo veramente molto molto meglio, però comunque il video è stato fatto, adesso cercherò di mettere, di aggiustare tutte le cose che ho ripreso, sperando che esca una cosa decente, con quelle cose che sono riuscita a fare o a
o a vedere, e se vi è interessato fatemi sapere che cosa ne pensate, o se avete visitato anche voi questo evento oggi sabato, oppure lo avete visitato domenica, fatemi sapere invece le vostre impressioni, se siete stati delusi come noi o se invece a voi è piaciuto e se avete visto anche altri spettacoli che noi non siamo riusciti a vedere. Un saluto, ciao, vuoi salutare anche tu? Non ti vedi però. Ho agitato una manina. Sì, perché è buio. Dovrei mettere l'effetto, non so, luce flash. E quindi, anche se forse non ci vediamo, un saluto a tutti quanti. Ciao ciao! Dai, saluta anche tu. Mi ero dimenticata di Roberto. Ho l'aggiunta, mi ero dimenticata di far vedere almeno i ricordi che mi sono portata da questa giornata, che sono solamente due in realtà. Una è questa foto, che si vede anche il video, che ci siamo fatte la foto io e mia sorella sullo schermo verde, e poi modificata a computer è stata fatta così. Siamo io e Viola che accarezziamo Drogon con i mantelli, le scarpe da ginnastica che fanno molto epoca Trono di Spade, però è carina. Diciamo che per questa foto, tranne la fila all'inizio che è durata un po', però alla fine per fare la foto ci abbiamo messo poco, non abbiamo impiegato tantissimo tempo. E poi nei vari negozietti, che anche questa è stata una dota dolente, perché io aspettavo di trovare tanti negozietti, invece erano veramente solo 4 di numero, anche se devo dire che i ragazzi che lavoravano erano tutti molto gentili, ma la stessa cosa vale anche per tutti quelli dello staff. Io ho trovato comunque tutte persone molto gentili, infatti io me la prendo soprattutto con chi ha organizzato l'evento, perché con chi ha deciso, con chi ha detto dovete fare così e colà, perché sono stati loro a fare queste decisioni così deludenti. Però nei negozietti abbiamo comprato questa maglietta, c'erano dei ragazzi che vendevano varie magliette molto carine, ben fatte, e ci siamo comprate questa con Daenerys, i tre draghi e sottoscritto Dracarys. È carina, bella, è un bel ricordo. E poi tra le altre cose positive che abbiamo fatto, come si vede abbiamo anche accarezzato un esemplare di lupo, che era una femminuccia. Noi l'aspettavamo alle 11:30, è arrivata alle 2:30, anche questa nota dolente, però perlomeno l'abbiamo trovata. E poi ho anche fatto tiro con l'arco per la prima volta e sono anche riuscita a fare quasi centro, vai, e mentre mia sorella e Roberto no, non sono riusciti a beccare nemmeno il bersaglio. E volevo anche dire le cose che ho fatto, le cose positive, e far vedere queste due cose che mi sono portata, i ricordi che abbiamo di questa giornata. E appunto niente, di nuovo un saluto e a presto con un nuovo video. Ciao ciao!